Ciao ragazzi, non so voi ma io inizio ad essere veramente in hype per Pokémon Leggende Z. Nell'aria ci sono nuove informazioni ed essendo calo su una regione a cui sono molto affezionato, l'hype sta diventando reale. Per questo pensavo, perché non parlare ogni tanto insieme in video dei leak in circolazione? Fatemi sapere se l'idea vi piace lasciando un bel mi piace e iscrivendovi se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, negli scorsi giorni Q, un noto leaker, ha iniziato a pubblicare i suoi classici rebus, prima con una particolare emote, poi con una serie di tre numeri. Non voglio soffermarmi ora sull'emote, visto e considerato che può voler dire tutto e niente, anche se un paio di idee spuntate sul web mi hanno fatto letteralmente volare e magari ne parleremo settimana prossima. Piuttosto oggi ci concentriamo sui numeri, per la precisione 3, 5 e 8. Così di getto è facile pensare agli starter, insomma, come non pensarci? Lo schema della saga Leggende è chiaro sin da Arceus, gli starter non provengono dalla generazione di riferimento. Rowlet, Cyndaquil e Oshawott non c'entrano niente con Diamante, Perla o Platino, più in generale con la quarta gen. La sequenza di Q potrebbe quindi far riferimento proprio a questo. 3 come starter di terza generazione, 5 come starter di quinta generazione, 8 come starter di ottava generazione. Il collegamento più veloce e intuitivo, insomma. Chiaramente sul web chiunque ha provato a lanciare la sua ipotesi, dunque perché non farlo anche noi? Per poi però andare a vedere insieme una teoria molto interessante e diversa per questa sequenza di numeri. Non riguarda gli starter ed è secondo me interessante parlarne. Ci arriveremo dopo. Comunque partiamo dalla generazione più facile da azzeccare, almeno secondo me, la quinta. Innanzitutto dobbiamo escludere Oshawott, vista la sua presenza in Leggende Arceus proprio tra i primi tre compagni d'avventura. In secondo luogo, tra Tepig e Snivy, il vincitore potrebbe essere scontato. Snivy ha a che fare con la Francia e Kalos. A che nazione è ispirata? Pensate che Sugimori ha ideato Serperior ispirandosi a Lady Oscar, protagonista delle Rose di Versailles, un pilastro dello shoujo manga. Sugimori aveva in mente un cavaliere europeo, facilmente riconducibile alla Francia. In fase di realizzazione del design, questo ha dato vita a un Pokémon elegante e sinuoso come Serperior, con chiari riferimenti alla nazione prima citata. Per cui Snivy, anche al di fuori di questo leak, è da considerarsi uno dei candidati più validi per quanto mi riguarda per gli starter di Leggenda Z. Per inciso, sarei felicissimo di vederlo. Non so voi. Per la terza e l'ottava generazione è difficile formulare un'ipotesi super coerente. Per la terza c'è chi dice Mudkip e chi Torchic. Quasi nessuno tifa per Trico, vista la maggior coerenza per Snivy come tipo erba. A me personalmente piacerebbe vedere una nuova forma di Swampert. Amando questo Pokémon alla follia, la mia mente va direttamente lì. Per cui nel Toto annuncio tifo proprio per lui. Detto questo, un Blaziken regionale non mi dispiacerebbe affatto. La realtà è che né Torchic né Mudkip hanno tratti distintivi ricollegabili direttamente a Kalos, dunque è un po' un salto nel buio. Questo salto nel buio si applica anche agli starter di ottava generazione. Logicamente, tifando per Mudkip e Snivy, qui devo assolutamente dire Scorbunny, escludendo ovviamente Grookey e un po' più a malincuore Sobble. A malincuore in realtà perché Inteleon non mi piace affatto come sviluppo del concept di spia, dunque mi piacerebbe vedere una sua nuova forma regionale. Scorbunny e le sue evoluzioni invece sono per me bellissime, quindi la paura al contrario è che magari vengano rovinate, come ad esempio Decidueye di Hisui. Anche in questo caso non abbiamo descrizioni o riferimenti chiari su cui basarci ulteriormente. Fatemi sapere il vostro preferito sotto nei commenti. Riassumendo, le mie scelte sono: generazione 3, Mudkip; generazione 5, Snivy; e generazione 8, Scorbunny. Tra l'altro sarebbe un bellissimo trio di starter per quanto mi riguarda. Ammetto che mi piacerebbe tantissimo.
E se invece quei numeri non facessero riferimento agli starter? 3, 5, 8 potrebbero voler dire qualcos'altro? Secondo alcuni utenti che sostengono che la risposta più veloce e intuitiva non sia sempre quella giusta e che anzi i leaker tendano a nascondere un pochino le informazioni, sì. E allora, a cosa potrebbero far riferimento? Facciamo un passo indietro. Leggende Arceus ha introdotto 3 evoluzioni regionali degli starter e nuove evoluzioni di Pokémon già esistenti come Mount. Secondo alcuni utenti, il 3 potrebbe dunque indicare il numero di forme regionali, in questo caso relative solo ed esclusivamente alle 3 evoluzioni degli starter. Mentre il numero 5 potrebbe riferirsi ai Pokémon Mount per esplorare la regione, o in questo caso Luminopoli, metropoli che tra l'altro tutti non vediamo l'ora di conoscere nelle sue nuove vesti. Il numero 8, che invece non fa riferimento a niente già visto in Leggende Arceus, a cosa potrebbe riferirsi? Beh, Kalos è patria di una delle gimmick più amate dell'intero franchise Pokémon, la Mega Evoluzione. 8, per esclusione, sarebbe il numero di nuovi Pokémon che avranno accesso ad una Mega Evoluzione. Devo ammettere che, almeno a livello logico, il discorso funzioni, fili, ma personalmente ho un paio di perplessità. In primo luogo, le eventuali 3 evoluzioni regionali sarebbero davvero troppo poche. Uno sforzo troppo piccolo per un gioco così ambizioso come Leggende ZA. Vedere solamente gli starter ricevere una nuova forma regionale sarebbe assai deludente, soprattutto considerando il fatto che il suo predecessore, Leggende Arceus, ne può vantare ben 16 se andiamo a contare i vari stadi evolutivi. Non sarebbe quindi deludente solo a livello personale, ma anche a livello di sviluppo del videogioco in sé. Anche il numero 8 per le mega evoluzioni mi sembra un po' stretto. È vero che la gimmick ha già avuto il suo momento di gloria, ma stiamo parlando della mega evoluzione. A distanza di anni, ancor prima che venisse annunciato Leggende ZA, le persone pensavano ancora alla mega evoluzione di Flygon e al poterla prima o poi giocare. Oltretutto, la storia prenderà vita a Kalos, non in una regione poco coerente con un numero elevato di mega evoluzioni. D'altro canto, è altresì vero che probabilmente queste eventuali 8 nuove mega evoluzioni si sommeranno a quelle già esistenti, arricchendo così il pool e permettendoci di giocare una varietà maggiore di Pokémon. Non sarei contentissimo di vederne solo 8, ma non potrei nemmeno lamentarmi così tanto, a dir la verità. Infine, le 5 mount non hanno bisogno di essere discusse, il numero è più che coerente. Sono proprio 5 in Leggende Arceus e sono il numero perfetto per coprire ogni esigenza di level design del gioco. Per cui questo mi sembra il numero più azzeccato in assoluto per quanto riguarda questa seconda teoria. Per cui, quale delle due direzioni seguire? Starter o forme regionali Mega e Mount? Vi dico la mia personale opinione. La soluzione più semplice e immediata, spesso, è anche quella giusta. Solo che alle volte si tende a creare delle impalcature per non andare verso il proprio intuito o semplicemente per non andare nella direzione più immediata. Sono dunque molto propenso a pensare che questa sequenza di numeri faccia riferimento proprio agli starter, alle generazioni di riferimento degli starter. Poi che si tratti di altri rispetto a quelli citati in video, Torchic piuttosto che Mudkip, oppure Tepig al posto che Snivy, non possiamo saperlo. O magari Q ha baitato tutto e 3, 5, 8 non fanno assolutamente riferimento a niente di quello che conosciamo. Di fatto ci sono ancora tante cose che non conosciamo di Leggende ZA, per cui mai dire mai. Bene ragazzi, fatemi quindi sapere con un mi piace o un commento se questa serie in cui chiacchieriamo dei leak di Leggende ZA e in futuro di quelli della 10ª generazione può piacervi. Mi raccomando, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo tra qualche giorno con un nuovo video. Un saluto dal Tia. Ciao ragazzi!